Ecco perché non si deve mai correre per le scale. Ma veniamo al pacchetto. Questo qui. Da che parte si aveva al diavolo? Oh, dunque, 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 dunque. Facciamo un attimo un passo indietro. Ogni mattina mi sveglio ponendomi la stessa domanda che sono sicuro affligge anche voi. E cioè, ma perché non sono nato Paperon de Paperoni? Ora, cosa che contraddistingue di più il papero più ricco del mondo, oltre al fatto di essere il papero più ricco del mondo? Soldi e paura mai avuti. Cilindro, palandrana e ghette, non saprei dove comprarli. Il deposito. Posso costruirmi il deposito. Che forma lo faccio? Vabbè, classica. Parallelepipedo, cupola, simbolo del dollaro e via. Sono sicuro però che se lo costruissi così, un utente Paperciccio mi scriverebbe poi nei commenti: guarda che io una volta ho visto un deposito a forma di ciambella. E vabbè, la forma più classica, più bella è quella a parallelepipedo col dollaro. Un altro utente, PK89, per esempio, mi direbbe: eh no, una volta ho visto un deposito con le ali, è molto più figo. E sti cazzi? Ne so io abbastanza sul deposito? No, c'è un qualcosa che racchiuda, che spieghi tutte queste trasformazioni di un oggetto che alla fine resta sempre lo stesso? Sì, torniamo allo spacchettamento. Oh, finalmente, porca miseria. Va là, eh? Mr. Bean, architettore del deposito di Scrooge McDuck, Paperon dei Paperoni. Ora, di solito un libro non si giudica dalla copertina. Questo sì, non tanto per i pirloni che disegnano in stile anni 80, ma per i mini depositi di tutti i tipi che ci sono sul davanti e sul retro. Io davvero vorrei farci un quadretto perché sono bellissimi. Vabbè, adesso passiamo a una approfondita recensione. L'oggetto in esame al tatto risulta liscio, solido ma anche molle, l'odore è piacevole, di dimensioni circa simili a tre topolini e di peso assolutamente confrontabile con un capocollo. Bene, perché è rimasto fin qui, passiamo alla vera recensione. Innanzitutto la location. Perché su una collina? C'è un bell'aneddoto di Bugs che ce lo spiega. E poi cenni strutturali, stratagemmi che credevamo essere esagerazioni di trama e poi in realtà si scopre essere stati ispirati alla realtà. Architetture ardite, circolari, volanti, monumentali, elettronici, seguenti, lanciati sul cielo, nascosti nella roccia. Inviolabili o presunti tali, cattive imitazioni, un saluto ai rivali e chi più ne ha più ne metta. Trovano spazio anche interviste ad alcuni autori come i maestri Rota, De Vito e Cavazzano, delle chicche come le torri gemelle distrutte al deposito. E sì, perché c'è un grandissimo lavoro di contestualizzazione di quello che è soltanto un edificio di fantasia, ma nella nostra realtà, che poi qualcuno ha costruito davvero. Trovano spazio persino la Domus Aurea, Alibaba, Smaug, le pecore alla Casa Bianca. Sta delirando? No. Ah, un'altra cosa che ho apprezzato molto sono le note, per cui i vari depositi strani che vedrete nel libro, di ognuno troverete la storia, la pubblicazione, disegnatore, sceneggiatore, qualsiasi cosa, davvero molto preciso. Ma prima di andare avanti vorrei indire un contest per sapere le vostre idee di deposito. Quali sono? Ne avete qualcuna? Io personalmente ne ho pensato un paio. Una col simbolo del Bitcoin, per essere moderni, e un'altra invece senza l'intonaco, con i mattoni a vista e con i ferri delle armature che spuntano dal soffitto. Lo chiameremo modello Calabria. Se mi posso permettere di aggiungere considerazioni personali, si tratta di un testo tecnico che in realtà risulta molto leggero, che mi ha affascinato, mi ha divertito e ci tengo a ringraziare Giacomo e Mila, gli autori del libro, che tra l'altro ancora non Ah, però, che carriere che hanno avuto! Vabbè, sono assolutamente non qualificato per parlare di questo libro, che comunque mi sento di dire che non è per tutti, a parte architetti e ingegneri, quelli li farete felicissimi con una cosa del genere, ma non è per tutti. È un libro per appassionati e soprattutto per curiosi, per persone che leggendosi le storie non smettono mai di chiedersi perché, perché, perché.